cortesia. Allora, Consiglio dei Ministri di oggi. Innanzitutto, prima del Consiglio dei Ministri, voglio segnalare una decisione importante sulla quale interverrà poi il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il CIPE ha di fatto dato il via a uno dei più importanti nodi stradali del nostro Paese, atteso da molto tempo, cioè la Orte-Mestre. Credo che sia una decisione molto importante quella di oggi, poi il Ministro interverrà nel merito, però mi premeva sottolinearla perché è una di quelle trasversali del nostro Paese che è sempre rimasta indietro nel tempo rispetto alle priorità e invece oggi si dà il via. Credo che sia quindi una notizia molto importante che volevo sottolineare con grande evidenza. Poi il Consiglio dei Ministri ha oggi approvato due importanti pacchetti di norme per le quali interverrà il Ministro degli Affari Europei, il Ministro Moavero. Sono due importanti pacchetti di norme che servono per recuperare il ritardo del nostro Paese in materia di infrazioni comunitarie. Noi ci siamo dati un impegno, un obiettivo fondamentale, l'impegno è quello di arrivare al semestre di presidenza italiano con un recupero fondamentale del purtroppo pesante ritardo accumulato negli anni dal nostro Paese in materia di infrazioni comunitarie. Non sarebbe serio il nostro Paese se arrivasse al semestre a guidare l'Europa avendo una situazione di infrazioni comunitarie di tutti i tipi e su tutti i temi così pesanti. Ecco perché il Consiglio dei Ministri di oggi ha approvato due pacchetti di norme molto significative, una con la quale si dà delegazione, quindi si delega al Governo, ovviamente il Parlamento poi delega al Governo perché devono essere norme che il Parlamento deve approvare, in materia di adempimenti, e l'altra invece è una delegazione immediata, quindi una possibilità del Governo immediatamente di attuare alcune norme, sempre appunto con logica di disegno di legge. Quindi stiamo parlando di due pacchetti che vanno al Parlamento adesso, entrambi, due pacchetti che hanno strade poi diverse dopo il passaggio parlamentare, una ovviamente più immediata e una invece con una procedura più complessa, che hanno al loro interno molte materie delle quali parlerà il Ministro Moavero. Però ecco, voglio sottolineare il fatto che per noi è una priorità assoluta quella di accelerare, perché non è sopportabile che il nostro Paese da anni si porti dietro questi record negativi di infrazioni comunitarie. Abbiamo dato questo mandato al Ministro degli Affari Europei e tutto il Governo è impegnato nei prossimi mesi per riuscire ad accelerare in vista del semestre. Poi ci sono una serie di altri provvedimenti, vedrete nell'ordine del giorno, di ratifiche e altri provvedimenti, e poi abbiamo iniziato l'esame, quindi è un inizio esame che poi verrà completato nel prossimo Consiglio dei Ministri, un inizio esame del cosiddetto collegato ambiente, quindi un collegato alla legge di stabilità, pieno di molte e importanti normative che servono in materia ambientale, che servono a semplificare, che servono a dare nuove normative, a dare nuova protezione. Credo che sia un obiettivo molto importante quello che ci siamo dati. È un collegato per l'appunto alla legge di stabilità, quindi avrà una rapidità di procedura in Parlamento sulla quale contiamo molto. Ripeto, è un inizio esame, ci siamo presi alcuni giorni di tempo per sciogliere gli ultimi nodi e la settimana prossima verrà approvato. E infine abbiamo iniziato anche l'esame della delega in materia di istruzione, università e ricerca, anche qui un inizio esame e in un prossimo Consiglio dei Ministri questo esame verrà completato e riteniamo che questo sia un altro, sicuramente altro tema, altro punto molto importante. Anche qui si tratta di inizio esame e lo concluderemo nei prossimi giorni. Prima di passare la parola ai Ministri mi preme sottolineare che
sono rimasto abbastanza allibito da due cortocircuiti comunicativi di questi giorni e di queste ore. Il primo che riguarda le note vicende dell'acciaio, rispetto al quale io ho letto stamani profluvi di frasi, articoli, trasmissioni televisive su che cosa avrei voluto dire con una frase che non ho mai detto, come è noto, perché trattasi di un cortocircuito legato a una traduzione in inglese di una frase idiomatica, e quindi così stanno le cose. Non c'è da parte mia nessun cambio di linguaggio, cambio di passo, volontà strategica nuova e altro, quindi rassicuro tutti coloro che in queste ore si sono hanno deciso di occuparsi di questo tema, e insomma mi fermo qui, punto. Non c'è nulla di tutto quello di cui si è parlato, nessun cambio di strategia, niente di tutto questo. L'altro cortocircuito mediatico, anche qui lo dico subito per chiudere discussione di questi giorni, legato alle frasi che sono state del ministro Saccomanni sul tema dell'IMU e che sono state poi usate per polemiche nei giorni scorsi. Il ministro Saccomanni ha detto quello che tutti noi abbiamo detto e che anch'io ripeto adesso, e cioè che la decisione sul fatto che nel 2013 la prima e la seconda rata dell'IMU non verranno pagate dalle famiglie italiane è una decisione già assunta, punto, e sulla quale non si torna. Il ministro Saccomanni ha detto quello che anch'io dico e che tutti noi diciamo, e cioè che la copertura di questo tema per quanto riguarda la seconda rata è una copertura non semplice, sulla quale stiamo arrivando a conclusione, ma il tema per quanto riguarda le decisioni politiche sta nei termini in cui l'ho detto, e non c'è da fare, da montare polemiche in più. Mi rendo conto che questo è un periodo nel quale si accavallano le discussioni con la legge di stabilità, le discussioni dentro i dibattiti politici dei partiti, quindi ogni tema diventa occasione di terremoti politici di un tipo o di un altro, però mi preme essere su questo secco e, se possibile, ultimativo, per evitare che ci si porti dietro delle incomprensioni o dei cortocircuiti, anche qui totalmente inutili. Quindi il ministro Saccomanni ha detto una cosa che ripeto anch'io e che è confermata dalle decisioni che abbiamo già assunto politicamente e che applicheremo tecnicamente nei prossimi giorni. La parola al ministro Moavero, che farà una presentazione di tutte queste norme che sono contenute nella, appunto, salva infrazioni e nella legge di delegazione. Prego. Sì, grazie. Ecco, come voi probabilmente sapete, giusto per avere due elementi di inquadramento, il nostro governo aveva portato rapidamente in approvazione in Parlamento nel luglio di quest'anno la legge, cosiddetta legge europea e legge di delegazione europea 2013, che recuperavano il ritardo relativo alle due leggi che allora si chiamavano comunitarie 2011 e 2012, che non erano state finalizzate dalla precedente legislatura. Il Parlamento molto rapidamente nella nuova legislatura, appunto a luglio di quest'anno, ha approvato la legge 2013, che recuperava il ritardo della 2011 e della 2012, ritardo che naturalmente si è riflesso, avete visto i dati pubblicati dalla Commissione europea qualche settimana fa, in un aumento del numero delle nostre infrazioni, che ovviamente aumentano quanto più tardi noi recepiamo le normative europee. Normative europee che, ricordo sempre, non vengono da un'entità terza, ma sono normative che i rappresentanti dei vari governi approvano nel corso delle riunioni dei consigli in sede di Unione Europea e vengono votate dal Parlamento Europeo, dove ci sono parlamentari eletti in tutti i paesi, anche nel nostro. Quindi sono norme che nella stragrande maggioranza, per non dire nella totalità dei casi, noi abbiamo contribuito ad approvare in sede europea e dobbiamo poi recepire in sede nazionale. Allora, per continuare, come diceva il Presidente del Consiglio, su quest'azione di recupero di ritardo e di riduzione del numero imbarazzante di infrazioni, che fa di noi il paese che ne ha di più a livello di Unione Europea, quindi abbiamo questa negativa maglia nera, approviamo per la prima volta, utilizzando la nuova possibilità offerta dalla legge
234 del 2012, che ha innovato i meccanismi di partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, approviamo nel corso del medesimo anno un secondo disegno di legge, che si divide nei due strumenti che attualmente sono in uso e che hanno sostituito la vecchia cosiddetta legge comunitaria: uno per le deleghe che vengono date al governo per il recepimento completo delle norme europee, dopo evidentemente l'approvazione parlamentare, e l'altro invece che presenta all'approvazione del Parlamento delle disposizioni che puntualmente risolvono questioni che non richiedono delega, perché sono immediata e possibile applicazione, vuoi perché c'è stata una sentenza della Corte di Giustizia europea, vuoi perché siamo sotto procedura di infrazione con contestazioni puntuali da parte della Commissione europea. Quindi noi siamo in questo quadro. I due disegni di legge che sono stati quindi approvati oggi definitivamente dal Consiglio dei Ministri e che ci accingiamo a trasmettere al Parlamento dopo il passaggio in conferenza Stato-Regioni, che è stato già fatto, e quindi saremo in Parlamento dalla settimana prossima pronti alla discussione, riguardano quindi da una parte le disposizioni della legge europea. Qui avete 22 articoli che riguardano adempimenti puntuali, più due che sono strumentali nel senso di coperture finanziarie o altri elementi che sono necessari. Potete poi esaminare i testi per vedere il contenuto in dettaglio. Io vi cito solamente quelle norme che mi sembrano più significative, più importanti. Una prima, e qui siamo ancora freschi nella memoria delle discussioni anche al Consiglio europeo sulla questione migranti, la tragedia che c'è stata a Lampedusa, tutti gli elementi che conosciamo di questa terribile realtà, ebbene una delle norme, l'articolo 2, riguarda una questione collegata, vale a dire la messa in conformità alle disposizioni europee delle regole relative alla espulsione eventuale dal nostro paese di cittadini di paesi terzi all'Unione Europea che in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da autorità di altri paesi dell'Unione Europea hanno mancato di dichiararsi alle nostre pubbliche autorità, quindi formalmente soggiornano in maniera irregolare. Noi ci uniformiamo alle disposizioni di pari trattamento che sono stabilite a livello di Unione. Un secondo esempio che mi sembra importante riguarda invece una questione fiscale, è la questione di quei contribuenti che sono residenti di altri Stati dell'Unione Europea, ma che producono oppure ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia. Nel gergo tributario vengono chiamati i cosiddetti residenti Schumacher, perché questo signore rappresentava l'archetipo di questo tipo di situazione. Ebbene, noi parifichiamo le disposizioni fiscali riconoscendo a questi contribuenti residenti in altri paesi dell'Unione Europea il medesimo trattamento, anche le medesime agevolazioni di cui fruiscono i contribuenti pienamente residenti in Italia. C'è poi, sempre sul piano fiscale, superiamo alcune disparità di trattamento fiscale per attivi finanziari detenuti all'estero, sempre in ambito Unione Europea, e quelli detenuti in Italia, che venivano tassati in una maniera diversa. A questo punto si parifica il trattamento, come corretto fare nell'ambito di un mercato unico anche per gli investimenti. Ci sono poi disposizioni che riguardano la vigilanza sui soggetti finanziari, sugli operatori finanziari, dove si identificano le autorità competenti, che poi sono quelle ben note, Consob, Banca Italia e quant'altro, ma se ne fa una identificazione puntuale. Si stabilisce inoltre, questo è l'articolo 11, che viene abolito quell'esonero da responsabilità di un datore di lavoro per quando questo datore di lavoro avesse delegato delle competenze ad altri, veniva esonerato in materia di alcune delle sue funzioni,
quanto datore di lavoro, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Ecco, questo esonero viene eliminato, per cui il datore di lavoro comunque deve esercitare, anche se ha effettuato delle deleghe, le sue funzioni proprie, non è esonerato dalla responsabilità in materia per quanto riguarda, ripeto, la salute, la sicurezza dei lavoratori. È interessante anche la forma, l'articolo 15, che riguarda la messa a disposizione del pubblico di informazioni sufficienti con riguardo all'ambiente e all'impatto ambientale anche nei casi in cui non sia richiesta per legge la VIA, quindi si aumenta l'informazione dei cittadini su opere che hanno un impatto o possono avere un impatto ambientale, in maniera da consentire ai cittadini stessi di esprimere la loro opinione, di fare eventuali opposizioni. Ci sono disposizioni in materia di inquinamento acustico che sono abbastanza innovative per la realtà del nostro Paese una volta che saranno rese operative, e ci sono norme con riguardo al danno ambientale in cui si dice con maggior chiarezza dell'attuale situazione legislativa che il responsabile di un danno ambientale deve prima di tutto riportare la situazione alla situazione pristina, alla situazione che esisteva prima del danno stesso, elemento importante perché si porta a badare soprattutto al risultato dell'eliminazione delle conseguenze di un danno ambientale e dalla restaurazione della situazione antecedente rispetto all'aspetto meramente sanzionatorio che in ogni modo rimane. Infine ci sono una serie di disposizioni che chiariscano una volta per tutte un'interpretazione autentica delle norme in materia di ritardo di pagamenti delle pubbliche amministrazioni verso le imprese. Io ricordo che noi come Italia, come governo italiano, abbiamo recepito la direttiva sui ritardi di pagamento, che sono una delle dei problemi che conosciamo, una delle piaghe nel nostro Paese, in anticipo sui tempi prescritti. Abbiamo poi, nell'interlocuzione con una particolarmente attenta Commissione europea al tema, avuto da chiarire alcuni elementi di interpretazione delle norme per essere sicuri che questi chiarimenti scripta manent, facciamo una norma di interpretazione autentica, ritenendo con questo per la parte di messa in regola per il periodo a venire, di aver completamente adempiuto a questa norma che, ricordo, stabilisce, salvo poche eccezioni, termini di pagamento tra privati e tra pubblico committente e privati di 30 giorni. L'altro disegno legislativo è quello relativo alla legge di delegazione europea. Qui abbiamo due copiosi allegati con molte disposizioni che riguardano i consumatori, che riguardano adempimenti fiscali, che riguardano questioni industriali, questioni ambientali, di salute e quant'altro, e qui si chiede al Parlamento di delegare il Governo ad adottare i provvedimenti necessari. Sono tutte misure molto importanti, non mi dilungo adesso particolarmente a descriverle. Queste diventeranno operative una volta approvato il disegno di legge in Parlamento e una volta esercitata la delega da parte del Governo. Comunque sono tutte situazioni in cui siamo nei termini prescritti dalle stesse direttive europee, mentre nei casi precedenti i termini sono spesso scaduti e siamo già sotto procedura di infrazione. In buona sostanza, questo permetterà da una parte di sottoporre al Parlamento disposizioni che riconoscono ai cittadini dei diritti estremamente importanti, di cui fino ad oggi non è data piena fruizione nel nostro Paese, quindi c'è una complessiva modernizzazione dell'apparato normativo legislativo dei diritti dei cittadini nei settori che vi ho appena menzionato e in una serie di altri che sono oggetto delle deleghe, e in secondo luogo, ritornando a ciò che diceva il Presidente del Consiglio, dovrebbe permettere una volta a regime, ma qua richiede tempi un po' più lunghi perché noi dobbiamo fare gli adempimenti legislativi completi, la Commissione europea deve poi fare tutte le sue verifiche, ma alla fine di queste di archiviare le numerose procedure di infrazione che ancora affliggono il nostro Paese in maniera molto contraddittoria con quel europeismo che noi tendiamo il più delle volte a mostrare. Prima delle domande, volevo, come ha detto il Presidente del Consiglio, illustrare rapidissimamente
l'opera che è stata approvata dal CIPE, perché la sottolineatura del Presidente del Consiglio dice ovviamente che non è un'opera tra le quelle di routine che il CIPE oggi ha approvato. Si tratta appunto della Orte Mestre, è un asse fondamentale del nostro Paese, tanto per capirci stiamo parlando del tratto della la famosa E45, quella che arriva fino a Ravenna con lo Stato che tutti noi di cui tutti noi conosciamo. La Orte Mestre è un asse viario che si svilupperà per 396 chilometri, attraverserà le regioni Lazio, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto e interesserà 11 province e 48 comuni. Tutti gli enti locali hanno dato parere favorevole alla realizzazione di questa grande opera, c'è già stato valutato l'impatto ambientale. La novità enorme di quest'opera è che è integralmente in project financing e per la prima volta viene applicata la legge nel nostro Paese, la legge sulle defiscalizzazioni. Il contributo cioè che lo Stato darà non è un contributo diretto, ma sarà un contributo legato avendo stabilito che quest'opera è un'opera di interesse pubblico e che viene realizzata integralmente con capitali privati, riguarderà in particolare l'esenzione fiscale ai fini IRAP e IRAS, la compensazione dell'IVA e tutte le norme che sono ovviamente previste dalla legge 12 novembre 2011. Il costo complessivo, per darvi l'idea della dimensione dell'opera, è di 9 miliardi 844 milioni di euro. I tempi. Quali saranno i tempi che sono previsti dopo l'approvazione del CIPE? 9 miliardi 844 sono 7 miliardi 259 milioni in investimenti e 2 miliardi 475 milioni ovviamente di oneri finanziari, perché è la somma complessiva. Noi prevediamo appunto le scadenze, l'iter sarà dopo l'approvazione del CIPE, ci sarà l'approvazione della Corte dei Conti, il BAL è un'opera in project financing, quindi c'è un promotore che ha proposto l'opera, ci sarà un bando internazionale pubblico che sarà bandito entro appunto l'aprile del 2014. Il bando è previsto 6 mesi di tempo per l'assegnazione del bando, nel primo trimestre 2015, questo è il calendario che noi ci siamo dati, dovrà essere posta la prima pietra per l'inizio dell'opera. Siamo molto contenti proprio perché ha un doppio aspetto, si affronta finalmente, tutte le regioni ce lo chiedevano e tutti i cittadini, un asse strategico del Paese in condizioni che sono quelle ovviamente che tutti conosciamo e quindi il collegamento tra la dorsale tirrenica e la dorsale adriatica, ma anche per la prima volta è la prima esperienza vera di project financing con risorse integralmente a carico del privato, dove il pubblico attua le norme di defiscalizzazione e quindi vogliamo tutti verificare con questo bando internazionale a fronte di un promotore che c'è anche se questa strada in cui noi crediamo molto potrà poi essere applicata anche ad altre strade. Il decreto del fare tra l'altro ricorda che è possibile applicare questa legge sulle defiscalizzazioni non solo sulle opere più oltre i 500 milioni ma ha introdotto la soglia di opere infrastrutturali sopra i 200 milioni di euro e quindi la possibilità poi anche di applicare il project financing così come previsto per opere molto più piccole e molto più puntuali sul territorio. Domande? Sabrina Fantauzzi dall'agenzia di stampa Public Policy. La norma Schumacher prevede diciamo un maggior gettito delle entrate per l'Italia? E poi la seconda così facciamo tutto quanto insieme, era in preconsiglio dei ministri, è stato esaminato anche il collegato allo sviluppo e semplificazione che oggi invece non è entrato in consiglio dei ministri, per quale motivo?
Sulla prima domanda dipenderà dalla verifica, potrebbe determinarlo, dipenderà effettivamente quanti sono i contribuenti che si trovano in questo tipo di situazione. Viene comunque esteso non solo il dovere retributivo, ma anche, come dicevo prima, le agevolazioni, quindi questa è una previsione che si potrà fare soltanto, purtroppo, cioè la previsione, è un dato che si potrà avere solo ex post, è difficile farlo in sede di previsione. La seconda è più breve, nel senso che bisogna approfondire ancora, perché è un testo complesso, è molto importante e quindi ci vuole il tempo tecnico per farlo. Grazie. Bene, grazie. Agenzia Vista. Ministro, le volevo chiedere, siccome ci sono state appunto, diciamo, la necessità anche di precisazione da parte del Presidente Letta sul taglio anche della seconda rata dell'IMU, a questo punto voi vi sentite sicuri su questa cosa? È un capitolo chiuso? Noi che dobbiamo sentirci sicuri, si sentono sicure le famiglie italiane, perché eravamo qui tutti insieme, come ha detto il Presidente del Consiglio, quando abbiamo annunciato da una parte l'abolizione della prima rata dell'IMU sulla prima casa e detto che il Governo, con un provvedimento successivo, avrebbe abolito anche la seconda rata dell'IMU sulla prima casa. Non è mai stata messa in discussione, come ha detto il Presidente del Consiglio, stiamo lavorando sulle coperture per la seconda rata, ma coperture che arriveranno perché il provvedimento, come era previsto, dovrà arrivare con un decreto che stanzia le coperture ed elimina anche la seconda rata. Quindi noi non ne abbiamo mai dubitato, siccome sono nate polemiche su questo, credo che la cosa peggiore, dal mio punto di vista, lo dico, per qualsiasi governo, di qualsiasi tipologia possa essere centrodestra, centrosinistra, larghe coalizioni, eccetera, è quello di dire, non dando un annuncio, ma di dire formalmente che un provvedimento si farà e poi non farlo, perché questo crea disaffezione e distanza tra parte dei cittadini e delle istituzioni. Tutto il resto si discuterà ovviamente nella legge di stabilità, come il Presidente del Consiglio ha detto. No, voi politici noi siamo molto soddisfatti, ma non potevamo che esserlo ed eravamo altrettanto, sì, grazie del voi, non era io preferisco il plurale malestatis, grazie.